iniziamo la testimonianza. Quanti di voi conoscono, chi hanno mai sentito la testimonianza di Gloria Provo? Dovete divulgare, dovete portare di prete, CD, divulgare, fate evangelizzazione, è fondamentale adesso, non so dove. Felisana, ci siamo? Siamo quasi pronti. Vi ricordo di nuovo per la cena, se rimanete al caffè, al costo di soli 9 euro, c'è di tutto. Io restai senza vita.
Questo divenne un grandissimo mare del sangue e lo spirito salvato, tutto il sangue dei bambini abortiti e il grido dei suoi bebè che si malesse fare è scatenato e il grido che saliva uscì fuori da questo mare qualcosa di spaventoso. Gio abbracciava tutte le persone, io abbracciavo tutte le persone. Gio sentiva. Solo mia hija fue la única que sintió cuando yo la abracé. Solo mia figlia fu l'unico che mi sentì quando io la abbracciai. Yo voy subiendo. Yo. Io sono nel cielo e sto nel cielo. Saben que la muerte es un abrazo de papá Dios. Sapete, l'amore di Dio è l'abbraccio di un padre. Dio padre. Avvicina questa grande luce. Questa luce è il cuore di Gesù. Questa luce è il cuore di Cristo. La Eucaristia. L'Eucaristia. Quando tu mi acerco a questo cuore, quando io mi avvicino a questo cuore, stava aperto. Era aperto. Io mi acerché e vidi nel fondo. Io mi avvicinai e vidi verso il fondo. Cielo di acqua viva, pieno di acqua viva, con amore vivo, con amore vivo, desagua viva dal torrente, da questa alta creazione, uscivano torrenti, torrenti che abbracciavano tutta la creazione, e una flore bellissima, c'erano dei fiori bellissimi, di una spalera indescrittibilmente hermosa, di un modo indescrittibilmente bello. Nulla, nulla si può paragonare alla bellezza di questo giardino vivo. Io che mio entrare, io che mio entrare. Io volevo entrare, io volevo entrare in questo giardino. Però mi rendo conto che non voglio entrare. Però mi rendo conto che non posso entrare. E stavo in peccato mortale. Io ero in peccato mortale. E l'astuto demonio. L'astuto demonio del sacco della confessione sacramentale mi allontanò dalla confessione sacramentale. A 13 anni non quise venire a confessare con il sacerdote. A 13 anni io non volevo più tornare a confessare con il sacerdote. Io decía che non iba a confessare con un nome más malo che io. Io dicevo che non sarei andata a confessare con un uomo più cattivo di me. Questo è un peccato di soberbia. Questo è un peccato di soberbia. E quando io chiedo entrare, mi cuenta che solo entra chi sta in grazia di Dio. E quando io sono lì e voglio entrare, mi rendo conto che lì entra solo chi è in grazia di Dio. Il sobrino e il nipote entrò. E era un po' lui credente. Lui era un giovane molto credente. E hacia poco di e pochi giorni prima si era andato a confessare. Per me era una vergogna mi sorrido perché aveva molta fede. Per me era una vergogna mio nipote perché lui aveva molta fede. Io che vedo entrare mi do cuenta che mi voy a quedar eternamente sin el amor de Dios. Io volendo entrare mi rendo conto che resterò completamente senza l'amore di Dio. Sento il amore di Dio. Sento l'amore di Dio. E mi rendo conto che non mi deve trasformare sua misericordia. E mi rendo conto che non mi lasciai trasformare dalla sua misericordia. E voglio stare eternamente su Dio. E vado a rimanere eternamente senza Dio. Non è nada más terribile.
Non c'è nulla di più terribile, neanche tutti i demoni messi insieme così no, terribili. Non è tanto terribile. Non c'è nulla di così terribile come quando l'anima si rende l'anima si rende conto che va a starsi nell'amore di Dio, che resterà senza l'amore di Dio. Mio sposo, mio marito, recuperò il conoscimento, recuperò la conoscenza. Stava sanguinando. Quando vede che il corpo sin vita del mio nipote, quando vede il corpo senza vita di mio nipote e del mio, inizia a gridare, inizia a piangere. Si sente quella che mi amava. Così si rese conto che mi amava lì. Perché quando stava vivo mi hizo la vita difficilissima. Perché quando era vivo mi rese la vita difficilissima. Noi commettiamo insieme gravissimi peccati. Ci insultavamo. Ci ridicolizzavamo. Non lo colpivamo con la mano, però con le parole. Non ci colpivamo con le mani, però sì con le parole. Facciamo moltissimo male. Questo faceva moltissimo male. Levantando su un matrimonio in mezzo alla violenza. Il nostro matrimonio si trovava in mezzo alla violenza. Io disse, io non vedevo il mio marito, non devo passare la storia di mia mamma. Io dissi, io non voglio rimanere con mio marito, lo farò con mia madre. I figli si levantarono in questa violenza. I miei figli vennero cresciuti in questa violenza. E fu un peccato gravissimo contro il mio mandamento. Questo è un peccato gravissimo contro il primo comandamento. Gli insulti e le volgarità nella coppia. Però quando mi sposò mi disse in vita che so gridare. Però quando mio marito mi vide lì senza vita inizia a gridare. Gloria, per favore, non sia covarde. Gloria, per favore, non essere covarde. Los niños, Gloria, los niños. I nostri figli, Gloria, i nostri figli. Il sacramento del matrimonio, come è santo. Quando lei giora attacco mia attenzione. Quando lui piangeva, mi attrasse la mia attenzione. E Gesù si commuoviò con la lacrima di mio marito. E Gesù si commosse con le lacrime di mio marito. E mi devolviò il mio corpo. E mi lasciò tornare nel mio corpo. E bacchè, incontrò il mio corpo sin vita e la lacrima. Quando scesi lì il mio corpo senza vita sulla barella. Lo medico luciava per sacarmi del paro cardiaco. I medici lottavano per estrarmi, per tirarmi fuori dall'arresto cardiaco. Entrami in corpo. Io entravo dentro il mio corpo. In convulsioni. E ebbi delle convulsioni. Tutta la vita guidando il corpo. Tutta la vita avevo mia presa cura del mio corpo. 5 ore al giorno di aerobica. Dieta, sufia di anoressia, di bulimia. In un istante se corpo stava tutto chiamato. In un istante questo corpo era completamente bruciato. Mi llevarono all'ospedale. Mi portarono all'ospedale. Ai los medicos stavano facendo la cirurgia. Lì i medici mi stavano facendo delle operazioni chirurgiche. Mi inflamé, i sorgano interno se li collassarono. Io mi infiammai, le infiammazioni in altri interni mi collassarono. Isi un nuovo paro cardiaco. Ed è per lì un nuovo arresto cardiaco. Los médicos mi rianimarono. I medici mi rianimarono. E le disse a mia famiglia se sta morendo. E dicono, la mia famiglia sta morendo. Non la connette alla luce perché non hai speranza. Non la collegate alla rianimazione perché non c'è nessuna speranza. Mia hermana medica, mia sorella è un medico, ha dicho, lei disse, connette la mia hermana di che Dio desidera.
connettate, collegate alla respirazione, perché Dio decide. Porque ustedes no son Dios. Voi non siete Dio. Me conectaron a la unidad de cuidados intensivos. Mi collegaron a la unidad intensiva. Gracias a Dios, yo entré en coma profundo. Gracias a Dios. Era la
bestie, visto che mangiavano il corpo di Cristo. Cada ostia era suo vestito, ogni ostia che avevano mangiato era parte di questo vestito, di questo vestito vivo. E estas almas, queste anime, e la vita terrena, nella loro vita terrena, adoravano Gesù sacramentato. Adoravano Gesù sacramentato. E Gesù dopo la morte le aveva guarite. E le arrancava un pedazzo del corazon infermo. E prendeva un pezzo del cuore infermo e lo portava via. E le iba ponendo un pedazzo del suo corazon. E al posto di questo pezzo malato metteva dentro un pezzo del suo cuore. Por eso, quando essi stavano nella vita terrena. Per questo quando loro erano nella vita terrena. Amavano moltissimo a Dio. Amavano moltissimo a Dio. Pero no repararon sus pecados. Pero no repararon.
il fatto di non riparare il peccato è qualcosa di gravissimo, gravissimo. E il dolore sui vestiti? Il dolore dei loro vestiti. Era pure l'amore che non diedero? Ce l'avevano per l'amore che loro non diedero. Yeah.
formando una trinità. Formando una trinità. E si lui santo il matrimonio. Il matrimonio è molto santo. Ahi mira al terrore. Li mira al terrore. Per come destruì tanto suo paese. Come io fui capace di distruggere così tante famiglie. Cioè che sia la gente che si casara così nomás. Io dicevo alle persone che si sposassero. Che non fuera la chiesa. Che però così solo sposarsi senza andare in chiesa. Che viviera così nomás, che era ancora. E meglio ancora se avessero condistrutto e basta, che era la cosa migliore. Lasciare un figlio senza suo padre e senza sua madre.
i bambini che piangono perché suo padre li ha abbandonati. E si è un peccato tan grave, tan gravissimo, è un peccato così grande, però così grande. Non si determina l'omosessualismo, i bambini diventano omosessuali, lesbiche. E non si determina il satanismo che altri entrano nel satanismo. Non tiene in fede, che non hanno fede. Gritaba
questo sarebbe diventato un bambino o una bambina. Sì, ma se un medico sarebbe stato un medico. E sapete perché hai così pochi sacerdoti e così poche religiose? Perché lo hemos matado las mamás en las entrañas. Perché l'abbiamo ucciso noi madri nelle nostre viscere. E il diavolo sa vedere che il niño va a ser sacerdote. E quel bambino diventerà sacerdote. Bianca, bianca come
nella Santa Misa impone la mano sulle nostre ferite. Quando il sacerdote della Santa Messa impone le sue mani sulle ferite, hai un'esplosione tan grande dello Spirito Santo. Accade un'esplosione così grande dello Spirito Santo che il cielo e la terra si vanno cercando. Che il cielo e la terra in quel momento si avvicinano l'uno all'altra. E l'esplosione dello Spirito Santo llega hasta l'ultimo rincon dell'universo. E quell'esplosione dello Spirito Santo arriva fino all'ultimo angolo nascosto dell'universo. E l'universo si va espandendo, si va espandendo. E l'universo si espande, continua ad espandersi. Perché si acerca alla Terra. Perché si avvicina alla Terra. La Eucaristia è un pezzo entre Papa Dio. L'Eucaristia è un pezzo. Entre Papa Dios è un onore tra Dio Padre e suo figlio nella cruz e suo figlio nella croce. E lì hai un'esplosione immensa dello Spirito Santo. E lì in questo bacio tra il Padre e il Figlio c'è un'esplosione grandissima di Spirito Santo. Al diavolo le va creando meno tempo. Man mano al diavolo da lì rimane meno tempo, sempre meno tempo. Quando si unisce il cielo e la terra, quando si uniscono il cielo e la terra, e il diavolo sarà applastato eternamente. Il diavolo, quando si uniranno definitivamente, cielo e terra, rimarrà schiacciato definitivamente. Sarà recupero tutti i demoni, tutti i sangue discaidos. Tutti i demoni e tutti gli angeli decaduti saranno raccolti. I serani clausurati eternamente nell'inferno. E verranno rinchiusi eternamente nell'inferno. Daranno muerte, daranno la enfermedad. Non ci saranno la morte, né la malattia, né il peccato. Tutto sarà perfezionato in Cristo. Tutto verrà perfezionato in Cristo. Che grande è questa seconda venuta di Cristo. Che grande cosa è la venuta di Cristo. E che grande è l'amore di Dio che nos invita a partecipare alla Santa Eucaristia. E che grande è l'amore di Dio che ci invita a partecipare alla Santa Eucaristia. Quando il sacerdote dice questa è la mia carne. Quando il sacerdote dice questa è la mia carne. Gesù strappa un pezzo del suo corazon. Gesù strappa un pezzo del suo cuore. E con amore. E con amore. E con sofferenza. E con sofferenza. Lo pone nella patena. Lo mette nella patena. E genera il calice con suo sangue. E riempie il calice del sangue del suo sangue. Lo sangue si posta davanti a questa meraviglia. Gli angeli si postano davanti a questa meraviglia. Lo santo si posta. I santi si postano. E se è il momento di maggior gloria per il Padre. È il momento quello di maggiore gloria per il Padre. Papa Dios, Dio Padre, toma le mani del suo figlio. Prende le mani di suo figlio. Le mani del suo figlio sono le mani del sacerdote. Le mani di suo figlio sono quelle mani del sacerdote. E chiama a suoi figli. Venga i suoi figli e dice venite. Venga pequeñitos míos. Venite piccolini miei. Venga al banchetto celestiale. Venite al banchetto celestiale. Para che coman il pan bajado del cielo. Perché mangiate il pane disceso dal cielo. Para che tenga vita e vita eterna. Perché possiate avere vita e vita eterna. Nosotros subimos. Noi saliamo. Vamos al Calvario. Andiamo al Calvario. Il Calvario è la mesa dell'altare. Il Calvario è il tavolo dell'altare. È la mesa dell'altare. È l'altare stesso. E la mesa dell'altare sta aperto il corazon di Cristo. Su quel tavolo dell'altare è aperto il cuore di Cristo. Papà Dios baja. Dio Padre scende. Potremmo toccare Papà Dios? No. Non possiamo toccarlo, Dio Padre? No, non possiamo toccarlo. E l'incontro sta nel corazon traspassato di Gesù. L'incontro avviene nel cuore trafitto di Gesù. Quando comiamo il corpo di Cristo, quando noi mangiamo il corpo di Cristo, con nostra anima la
dell'anima, che l'anima che va come un sole, che l'anima rimane come fosse un sole, e nel corazon, nel cuore, e sta Gesù, ci sono Gesù, e l'Espirito Santo, lo Spirito Santo, il Papa Dio, e Dio Padre, una cattolica, e un cattolico è una cattolica, un cattolico, un templo vivo della Santissima Trinità, un tempio vivo della Santissima Trinità. Questo è il diavolo odia con tutta la sua forza a un sacerdote, e questo è il demonio odia con tutte le sue forze i sacerdoti. A nosotros nos atacan los demonios pequeños, noi veniamo perché la testa bestia si alimenta dello sapore, tiene molto potere. Al sacerdote arrivano questi grandi demoni perché loro si nutrono del sangue degli aborti. Nosotros hemos alimentado a los demonios para que tengan poder de destruir a los sacerdotes. Noi con gli aborti abbiamo alimentato questi demoni perché possano attaccare e distruggere i sacerdoti. Quando questa bestia si acerca a un sacerdote, quando una di queste bestie si avvicina al sacerdote, si può poi convertire in un criminale, in un depravato. Lui può diventare un criminale, un depravato. Poveri, poveri sacerdoti. Por nosotros, per colpa nostra, por cuidarnos y protegernos, per proteggere noi stessi, per proteggerci. Porque vengamos a beber la salvación de Cristo. Perché loro ci proteggono, ci danno la salvezza di Cristo. Son abbassados per questo motivo, loro vengono attaccati in maniera brutale dai demoni. Yo seguí bajando de mi lato. Io continuo a scendere nel purgatorio. Però llega una parte plana. E arrivo a una pianura. Siamo una bocca viva. Lì si aprì una bocca viva. Io ero in questa
difficilissimo vedere un papà che non imprime nei suoi figli i valori morali cristiani, che non imprime nei suoi figli i valori morali cristiani. Un papà che non è dimostra a suo figlio che lavora a sua madre. Un papà che non dimostra a suo figlio l'amore della sua mamma. Che è la sua sposa. Che è la sua sposa. Il rispetto. Il rispetto. Il padre che insegna a pregare i suoi figli, che insegna a avere misericordia con i poveri, e l'ombre risponde más duro e más gravemente delante di Dio che la mujer. Sappiate che l'uomo risponde più duramente e più gravemente di quanto sarà per la donna davanti a Dio, più di quanto lo sarà per la moglie. Con non essere il patriarca che Dio chiede, perché lui è il patriarca che Dio vuole che sia. Quando Dio dice che non sono cattolica, quando io chiedo nel momento che sono cattolica, una voce hermosa, tutto lo tira di pace. Una voce meravigliosa, niente tutto di pace. E questa voce mi dice, e questa voce mi dice, muy bien, molto bene. E se tu eres cattolica? E se tu sei cattolica? Pobres, que te atreves de miedo para ayudar a los pobres. Ay,
quelli più forti di noi. Però a stessi anni, però con noi abbiamo 13 anni, cadi con il peccato dell'idolatria. Cadi nel peccato dell'idolatria. Gli spari si trattavano a Bogotà. I miei genitori andarono a vivere a Bogotà. Con la promessa buscando il tuo futuro. Per la povertà e per cercare il futuro. Sono rifiutata con la mia devotà con Nicolessa. Io venivo rifiutata da quelle bambine di Bogotà a causa della mia povertà. E come che il peggiore errore della mia vita. Io commisi il peggiore errore della mia vita. Per essere accettata con ella. Per essere accettata da loro. Caì nel alcol, nel cigarrillo. Caì nel alcol, nella sigaretta.
commettere il peccato più terribile contro Dio. Con ira in quel cuore di Cristo, io mangiando il corpo di Cristo, il peccato mortale, il peccato mortale, blasfemavo contro la cosa santa, ero blasfema contro le cose sante. Caì nel peccato di bruccheria, caddi nel peccato di magia, mi decorava. La mia libera vita mi vendette al diavolo quando mi portò una volta dal mare. Ne gustò tutto il suo tempo, tutto mi piaceva tutto quello che era stelle, quelle energie occulte, la suerte, la energia, la fortuna, le energie. No, lei era la parola di Dio, spero che lei era come se sono io. Io non leggevo la parola di Dio, però leggevo tutti questi libri. Gesù mi muestra. Gesù mi mostra quando mi aprirono i chakra per fuori mia anima, che quando mi aprirono i chakra io ebbi la mia anima perforata e Lucifero entrò dentro di mia mente, dentro dell'interiore, e Lucifero entrò così dentro la mia mente, dentro la mia interiorità, e tristemente la nuova era che mi descristianizzò. La New Age mi scristianizzò. Io le chiedo muchísima salta a Jesús, muchas, llevándolas a ellas a la nueva era. E io strappai molte anime a Gesù, però volte, portandole tutte verso la New Age. E nel secondo mandamento, il Signore mi mostra. Nel secondo comandamento, il Signore mi mostra. Desde los 13 años, curavo il falso nome del Signore. Da quando avevo 13 anni io giuravo il falso nel nome di Dio. Mi scappavo alla discoteca. Io scappavo per andare in discoteca. E le curava mia mamma. E io giuravo a mia madre. Che stava nella biblioteca studiando. Che io ero in biblioteca a studiare. Mamma, ho Cristo vinto nel mondo che sto nella biblioteca. E facevo anche dei gesti proprio per questo giuramento, dicendo: ah, io dicevo: mamma, che mi parta un raggio se sto dicendo mentire, che mi possa colpire un fulmine se io sto dicendo delle menzogne. La parola tiene potere. Guardate, la parola ha potere. Cada parola che salió de mi lengua, ogni parola che uscì dalla mia bocca, riceveva il corpo di Cristo, che riceveva il corpo di Cristo, e con questa stessa lingua, e con questa stessa lingua assassinava. Io uccidevo le persone, ube burlava, io mi burlavo, le poteva apposta la persona, la ridicolizzava, le prendevo in giro, le mettevo dei soprannomi, le ridicolizzavo, e mi consideravo molto graziosa, molto cistosa, e io mi consideravo molto simpatica, molto divertente. Mi sapeva se le eravano tutta la droga che fossia, le mie amiche portavano, si ridevano tutte le barzellette che io ricevo. Però il Signore mi mostrò una bambina. Però il Signore mi mostrò una bambina che io sempre mi burlava di lei perché era colpita, nella quale io sempre mi burlavo perché lei era un po' grassoccia. E sta bambina non voleva studiare. E questa bambina non studiò. Il Signore mi mostrò la bambina si odiava, si accomplicò e si è fuori, si accomplicò. E il Signore mi mostrò come questa bambina, al sentire queste cose, divenne complessata col suo corpo. E pensò a rifiutarsi e a odiarsi. E iniziò a rifiutarsi e a odiarsi. Odiava a todos, odiava a loro, cresce, cresce, e terminò odiando a Dios. E lei, man mano che cresceva, odiava e finì anche per odiare Dio. Aveva tentato di darsi la vita, per questo non voleva studiare. E anche aveva cercato di togliersi la vita, per questo che non poteva finire di studiare. Io stimo a cada persona con la quale ha tenuto che
le critiche, come restringimos obra de Dios, come noi sapete distruggiamo così l'opera di Dio. El Señor me muestra que yo no trabajé en el reino de Dios, no evangelicé. Il Signore mi mostrò come io non annunciavo il regno di Dio, non evangelizzai. Però si destruì muchísima de las obras apostólicas de las personas que de oración que estaban tratando de luchar por el reino. Però si dimostrò quante opere di Dio, di misericordia, io avevo distrutto di queste persone che lottavano perché stavano annunciando il regno. Con la mia lingua io avevo distrutto queste opere. Santificar la fiesta che il Signore mi mostra. Il Signore mi mostra la grandezza dell'Eucaristia. La grandezza dell'Eucaristia. La onnipotenza della sua misericordia. E l'onnipotenza della sua misericordia. E mi dice, se hubieras cuidado tu alma, se tu ti fossi preso cura della tua alma, un po' come cuidaste tu cuerpo, almeno un po' come tu hai avuto cura del tuo corpo, non starei lì, tu non staresti lì, non orare, tu non pregavi, non elevavi il tuo cuore a Dio, non elevavi il tuo cuore a Dio, non alimentavi la tua alma, non alimentavi la tua anima con la carne della carne di Cristo, la Eucaristia, con la carne di Cristo, la Eucaristia. Le cose del Signore non mi confessava, non ti confessavi. Por eso mi alma estaba muerta en el pecado mortal. E siccome non mi confessavo per questo, la mia anima era morta nel peccato mortale. Non leggeva la parola di Dio. Non leggeva la parola di Dio. Y me muestra quantas horas gastava frente a un televisor, frente a un computador, y ni un minuto para Dios. E mostra con quante ore io sprecavo davanti a televisione, davanti a un computer, ma neanche un minuto per pregare. E non darà la madre, il Signore mi muestra. Fui grossera. Mi mostra il Signore che io fui grossolana. Con gli spalles. Con i miei genitori. E specialmente con mia mamma. Specialmente con la mia mamma. Mi avergonzava. Mi vergognavo. Perché io ero pobre. Perché loro erano poveri. Io negavo. Mamma. Y el Señor me muestra, el Señor me muestra que gracias a la oración de mi mamá, que gracias a la preghiera de mi madre, yo no caí en la promiscuidad sexual, yo no caí en la promiscuidad sexual, yo no caí en las orgías, yo no caí en las orgías, sí pequé, sí que pecai, pero tuve un solo hombre en mi vida, pero ebbi un solo uomo nella mia vita. Dopo. Grazie per la presenza della mamma, grazie alla preghiera della mamma, io non cadi nella droga, io non cadi nella droga, mis amigas cadero en los alucinógenos, le amiche cadero sì negli allucinogeni, perché desideravano sperimentare, gozare, gozare la vita, perché loro volevano sperimentare, godere, vedere la vita, stavano schiavi dei suoi sensi, erano schiave dei loro sensi. Mi mejor amica, la mia migliore amica, ella che era la che non regalava i preservativi, che era quella che regalava i preservativi, ella che lo sperando bene a pesar di usare preservativi, lei è rimasta incinta nonostante avesse usato il preservativo, ella, lei, su propria madre la llevó a abortar cuando se dio cuenta que estaba esperando el bebé. Lei ebbe proprio sua mamma la portò ad abortire quando si rese conto che stava aspettando un bambino. E il medico sacco il bebé intero, tirò fuori il bambino intero e se le entregò alla mamma, se le entregò alla mamma e lo messo in nostra madre e in un frasco di vidrio dentro a un contenitore di vetro. Allí la mamá de mi amiga se lo puso en el guardarropas para que a ella nunca más se lo diera a tomarse la pillola anticonceptiva. Su madre glielo conservò dentro un armadio perché si potesse
però lei non resiste. Il trauma possa morto. Il trauma possa morto. La gemma tra i miei la portò a cadere negli allucinogeni. Consumava le sedi e marijuana. Consumava le sedi e marijuana. E tratta con le sedie del collegio la marijuana e le sedi. E portò a cucinare con sé tutte quante le bambine della scuola. Il consumo della marijuana e dell'LSD. Mis amigas le regalavano los alucinógenos. Le mie amiche mi regalavano gli allucinogeni. Però io non fui capace di provarli. Però io non fui capace di provarli. Grazie alla grazia di una mamma. Grazie alla preghiera di una mamma. Una mamma santa. Una madre santa. Sempre, sempre grazie a lui sono stati sicuri. Sempre, sempre ottiene delle benedizioni per i suoi figli. Una mamma santa, una madre santa, va a estar orando en el juicio de sus hijos. Pregherà durante il giudizio finale dei suoi figli. Quando io sigo amando, quando io vado a venire il quinto mandamento, quando arriviamo al quinto mandamento, il Signore mi ha mostrato quantas personas asesiné con mi lengua. Il Signore mi mostrò quante persone avevo ucciso con la mia lingua. Quantos hogares destruí. Quante famiglie distrusse? Cattolicos con hogar sacramentale. Dei cattolici con il matrimonio sacramentale. El hogar es santo, santo delante de Dios. La famiglia, il matrimonio è santo davanti a Dio, santo. Pobrecito il che destruisce un hogar. Es un pecado gravissimo. Meschino chi distrugge la famiglia. Questo che commette è un peccato gravissimo. Mi migliore amica, la mia migliore amica, una odontologa che pregava che era una dentista, io le destino il hogare perché suo marito le sono fiere. Ecco, io di questa mia amica collega dentista, io distrussi la sua famiglia perché suo marito era infedele. In modo che lei scoprisse che non lo perdonasse. Il marito tornava e diceva che se non te ne des, tu eres finita e tu puoi esconsegui lo trovi. Il marito piangeva, ma io disse a lei, non mollare, tu sei una persona bella, le troverai male. Guarda se tu crede che sia, se tu marito te è infiele. Io le donne dicevo, se tuo marito ti è infedele, tu devi essere infiele due spese. Tu devi essere infiele. Perché così possono imparare ad aspettarti. E destruì ese matrimonio. E io distrussi questo matrimonio. E la mia migliore amica. E la mia migliore amica. Cadde nel peccato. Cadde nel peccato. Quando si casa con il civile con un argentino. Perché si sposò civilmente con un argentino. Ai già ne stava Dio. Ningun uomo può separarlo che non sta unito. Lì non c'era Dio in questo matrimonio civile. Nessun uomo può separare quello che Dio sacramentalmente unito. Però voglio parlare del peggiore dei peccati. Però vi parlerò del peggiore di tutti i miei peccati. A 16 anni? Quando avevo 16 anni. Me ne innamorai di un uomo. Io mi innamorai di un giovane. Mi sapita si mi impressionarono. La mia vera relazione. Mi fecero pressioni perché potesse avere rapporti con lui. Il diavolo è menzognero. Quando lo dice
uscite. Mentira. Bugia. E necessita sacrificio umano. Necessita la sangue dei nostri figli. E che lui ha bisogno di sacrifici. Lui ha bisogno di sacrifici satanici e quindi dei nostri figli. La mamma ha dato a suo figlio in las entrañas. Una donna che uccide suo figlio nelle sue viscere. Gli occhi di un medico che uccide bambini
sono di fuoco. Es aterrador ver cómo los ángeles pueden salir
come mi faceva male perché non sentivo più mio figlio dentro le mie viscere. Sapete? Tu vuoi che anestesia divina? Dovete non fare anestesia? E la musica metallica? Io mi anestetizzare attraverso la musica metal. E lo sedenza aerobico? Attraverso l'aerobica. Un'altra dame, due popolime, l'anorezia. Io mantengo gli occhi. Perfino i medici dicono che fino ai 7 anni, per non distruggere i circuiti neuronali, non si dovrebbero tenere bambini davanti a un televisore. Questo me lo ha mostrato Dio. Questo è quello che mi ha mostrato Dio. Quando si fermò il libro della vita? Quando si chiuse il libro della mia vita. Che dolore! Che dolore! Quanta malvagità io feci. Il tuo medico mi ha buona perché sono perso di te. E io mi credevo buona perché questo è quello che fece Lucifero nella mia mente. Lucifero che non fa anestesia. Lucifero ci anestetizza. Para che noi non crediamo nulla è peccato, che tutto sta bene. Perché non crediamo che nulla è peccato, per farci credere che tutto va bene. Quando se si era libera di vita, in quel momento in cui si chiuse il libro della vita, io me lo dico in tanti voi, quando mi chiedo. Io mi rendo conto in quel momento che io devo andare all'inferno. Dio chiede la mia salvazione. Dio voleva la mia salvezza. Però Dio non ha sempre il suo misericordia. Però io non ho cercato la sua misericordia. E in ese momento mi rompo la mano. In questo momento io vedo mia madre. E le dico, mamma, che vergogna! E le dico, mamma, che vergogna! Mi sono condannata. Mia mamma, levanta il suo dito verso si arriva, alzò il suo dito verso l'alto. Quando tu vedi, quando io vidi, saltare la scostra degli sogni, in quel momento in cui guardai, saltarono le croste dai miei occhi, la mia cecità spirituale. E in ese momento vidi con grande dolore. E in quel momento io gridai con grande dolore. Di tutte le persone. Ah, che è una sacrosanta.
aliena il tuo sangue. Chi hanno orato e hanno clamato per te. Chi hanno pregato e hanno gridato per te. I vivi e il gran potere della passione di intercessione. E lì vivi il grande potere della preghiera di intercessione. E in Colombia moltissima gente orò per me. In Colombia moltissima gente pregò per me. La Virgine Maria. La Vergine Maria. Prego che ho buona senza giamita. Raccolse tutte queste fiammelle. La sua signora del pueblo. Che erano le preghiere del mio popolo. Nella mano schierda. Nella sua mano sinistra. Nella mano derecha. Nella mano destra. La Virgine Maria. La Vergine Maria. Prego che ho buona la sua orazione dello santo. Raccolse tutte le preghiere dei santi. E la Chiesa Santa Teresita del Bambino Gesù. E nella Chiesa di Santa Teresina del Bambino Gesù. Quando Ivana terrà il suo vino e la stessa Chiesa. Ah, quando c'erano già i funerali di mio nipote, le sue esequie. E nel momento dell'elevazione. Nel momento dell'elevazione. La Vergine offrì tutta la stessa orazione per me. La Vergine offrì tutte queste preghiere per me. E per questo che io sono qua. Comunione dei santi. È la comunione dei santi. Per il Signore mi tiene qui. Per il Signore mi ha fatto tornare qui. Con un campesino pobre che morì di hambre nel nord del paese. Per un contadino pobre che moriva di fame nel nord del mio paese. La guerriglia lo minacciava. La guerriglia lo minacciava. Gli stessi stanno chiamando alla santità. E voi italiani
questo foglio che avvolgeva la pannella c'era la mia notizia di io colpita dal fulmine con la foto. E il campesino è caduto nel piso. Quando la vide, il contadino cadde a terra piangendo. Come se io fossi la sua figlia. Come se io fossi stata sua figlia. Mi sono avanzato anche vedere a chi. E lui fece la preghiera, grazie alla quale io oggi sono qui. Non c'è nulla per dare la pena, né di né, né denaro.
Un giorno, non solo, ci possiamo tornare.